Ciao ragazzi, bentornati sul canale ufficiale Langa Studios, un'azienda che opera in tutto il mondo ma che ha sempre, da sempre, un cuore italiano. E quindi in questo video vogliamo spiegarvi come abbiamo fatto a rappresentare tutta Italia in un video, che è una cosa impossibile, cioè non si può fare un'impresa titanica, come fai? E se il video deve durare anche poco? Come fai ancora di più? Abbiamo pensato a diverse soluzioni da adottare. In questo caso il cliente era un'agenzia di viaggi che organizza tour in Italia. Quindi il loro intento era di realizzare un video con scritte in italiano, doppiaggi in inglese, e la principale preoccupazione per quanto riguarda noi è reperire le immagini giuste. Il cliente ci ha fornito un po' di immagini statiche, un po' di immagini in movimento, quindi abbiamo fatto una selezione e ne abbiamo scelte alcune. Quanto alla resa finale, invece, dopo aver riflettuto a lungo su diverse tipologie di video, abbiamo concordato che per far rendere al massimo immagini statiche e in movimento possiamo realizzare un video typography. Quindi in questo caso mettiamo all'interno del video manualmente le nostre transizioni. Quindi partiamo da una sfocatura a mosaico sull'immagine che ci restituisce praticamente una palette di colori e ne aggiustiamo la densità aggiungendo un po' di sfocatura in modo che i contorni delle varie caselle non siano così definiti. Ora, qual è il movimento che vogliamo far fare alla nostra immagine? Diciamo un bel zoom out, quindi mettiamo i punti chiave nella timeline e aggiustiamo con le curve la fluidità del movimento. E oltre a questo zoom, mettiamoci anche del dinamismo agendo sulla rotazione con un po' di movimento nell'immagine. Facciamo storcere un po', insomma. C'è un effetto che ci può aiutare, che va sempre dosato con il contagocce in questo caso, ovvero mappa di spostamento. In pratica, cosa fa? Distorce l'immagine nel modo che vogliamo per pochi secondi, e anche qui con le curve vengono in nostro aiuto per ammortizzare questo movimento. Abbiamo deciso di farlo su questa distorsione facendola partire in maniera pesante, facendola sfumare pian piano, tra virgolette. Come al solito, allacciamo le cinture e buttiamoci in mezzo alle curve per regolare movimenti e intensità. Circoscriviamo poi questo effetto in modo che la distorsione sia in qualche modo incorniciata dal video stesso. Adesso mettiamo in mezzo la nostra scritta ben visibile al centro con un piccolo effetto di spaziatura tra caratteri gestito dalle curve. Quello che facciamo alla fine è coordinare questa scritta con l'effetto rotazione che abbiamo inserito all'inizio e con lo zoom out, e la nostra transizione è completata. Adesso vi facciamo vedere tutte le slide di questo video applicate con questo solo effetto, perché il risultato finale è ancora in sviluppo.